Ecco la lista dei migliori 5 auricolari Bluetooth sotto i 35 euro. Naturalmente dopo la sigla. Ho selezionato quelli che a mio avviso sono i migliori auricolari Bluetooth sotto la soglia dei 35 euro. Iniziamo con il primo modello. È costruito dalla ATP. Inizio subito con il dire che questo è sicuramente uno dei modelli che mi ha impressionato di più. Ecco le cose che mi piacciono. Numero 1. Questi auricolari sono muniti di tecnologia Bluetooth 5.0 che rende la connessione senza fili al proprio smartphone più stabile e rapida. La distanza ottimale di funzionamento è dentro il range dei 10 metri. Numero 2. Sono muniti di un ottimo sistema di cancellazione del rumore esterno e possono essere utilizzati sia in modalità mono che stereo. Numero 3. Un'altra cosa molto comoda, soprattutto per chi usa spesso gli auricolari, è il fatto che le cuffie si attivano automaticamente quando vengono rimosse dalla scatola di ricarica. Quindi una volta tolte dalla ricarica viene automaticamente fatto l'abbinamento con l'ultimo dispositivo collegato. Quindi non bisognerà fare la ricerca delle cuffie dalle impostazioni Bluetooth dello smartphone. Sembra una stupidaggine, ma in realtà è una cosa davvero comoda. Rimanendo sempre nel tema della comodità, è possibile regolare il volume, cambiare le canzoni, rispondere al telefono e attivare Siri se si ha l'iPhone premendo leggermente il tasto touch. Numero 4. Gli auricolari Bluetooth in generale sono davvero comodissimi quando si fa sport, soprattutto quando si corre perché non si ha l'intralcio del filo. Questi auricolari sono muniti di certificazione IP65, quindi sono impermeabili e resistenti al sudore. Inoltre gli auricolari sono muniti di gommini intercambiabili in silicone di diverse misure che permettono di raggiungere un livello di profondità all'interno dell'orecchio differente e questo li rende stabili e molto comodi. Numero 5. Compatibilità. Questi auricolari sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth come iPhone, iPad, telefoni Samsung, Huawei, tablet Android, PC eccetera. Quindi per quanto concerne la compatibilità non c'è davvero alcun problema. Caratteristica numero 6. Sono muniti di ben 24 mesi di garanzia. Ultimo aspetto che davvero mi piace di questi auricolari è la scatola di ricarica, che è munita di un piccolo display dove potete vedere la percentuale di carica degli auricolari. Ha una capacità di 3500 mAh che è un valore di tutto rispetto. La scatola di ricarica può essere inoltre usata anche come power bank, quindi potrete utilizzarla anche per ricaricare altri dispositivi attraverso la comoda presa USB. Altro aspetto davvero importante, ragazzi, non sembrano affatto auricolari da 30 euro. Il suono è pulito e pieno ed i materiali sono di buona fattura. Il secondo modello selezionato è prodotto dalla LifeBee. Per quanto riguarda il colore, possiamo scegliere tra il modello bianco e quello nero. Anche questi auricolari sono muniti di tecnologia Bluetooth 5.0. Abbiamo un range di utilizzo intorno ai 10 metri ed una compatibilità praticamente con tutti i brand di smartphone e tablet. La prima cosa che mi piace di questi auricolari è la qualità della modalità stereo, che è davvero di buon livello. Anche questo modello di auricolari è munito di riduzione dei rumori esterni di tipo digitale. Ragazzi, la riduzione del rumore digitale permette di filtrare in modo intelligente il rumore ambientale ed in questo modo si fornisce un suono di ascolto chiaro anche in ambienti rumorosi. Per quanto riguarda la scatola di ricarica è davvero bella e funzionale. Con circa un'ora di ricarica avrete un'autonomia di circa 15 ore di funzionamento. Anche in questo modello è stata fatta particolare attenzione alle persone sportive. Il design ergonomico delle cuffie unito alla presenza di tre differenti misure di gommini vi permetterà di adattarli al meglio alle vostre esigenze. Gli auricolari sono inoltre impermeabili e resistenti al sudore. Anche in questo caso abbiamo un tasto touch e gli auricolari si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo collegato quando vengono tolti dalla scatola di ricarica. Il rapporto qualità-prezzo di questi auricolari è davvero buono. Passiamo al terzo modello che ho scelto. È prodotto dalla Yobola. Sono degli auricolari che nel design ricordano un po' gli AirPods di Apple. Anche in questo caso possiamo scegliere due colorazioni, il nero ed il bianco. Anche in questo caso abbiamo la tecnologia Bluetooth 5.0 di cui abbiamo già parlato prima. La cosa che mi piace di questo modello è la scatola di ricarica, davvero piccola e facile da trasportare. La scatola consente di caricare le cuffie per 7 volte. La durata di utilizzo si attesta intorno alle 10 ore, che diventano 7 se si ascolta solo musica. Sono delle cuffie solide e senza tanti fronzoli ed hanno un'ottima qualità audio, soprattutto con i suoni bassi, che solitamente sono penalizzati da quasi tutti gli auricolari. Ultimo aspetto, godono di un anno di garanzia. Il quarto modello di auricolari è prodotto dalla Omscam. Per il mio gusto personale, questi auricolari sono davvero fighi, perché hanno un design minimalista e mettono sul piatto tanta sostanza senza troppi fronzoli. Basta pensare al fatto che hanno un range di utilizzo
spazio addirittura di poco superiore ai 30 metri. Anche questi auricolari sono muniti di tecnologia Bluetooth 5.0, hanno gommini di differenti misure e soprattutto sono tra gli auricolari Bluetooth più leggeri sul mercato, con un peso di appena 4,6 grammi ciascuno. La scatola di ricarica ha un sistema magnetico che assicura una presa solida. Di fatto, gli auricolari difficilmente usciranno dalla basetta di ricarica. La capacità è di 380 mAh, quindi anche in questo caso di tutto rispetto. Cosa particolare è che la basetta di ricarica permette la ricarica anche di un solo auricolare alla volta. Insomma, se amate la semplicità di utilizzo, considerate seriamente questo modello di auricolari. Siamo arrivati all'ultimo modello selezionato. Sono degli auricolari prodotti dalla Balfour e a livello di prezzo sono i più economici, con un costo di soli 25 euro. Ma non per questo sono di qualità inferiore, anzi hanno delle caratteristiche non presenti nei modelli di cui vi ho parlato in precedenza. Prima cosa positiva, sono muniti del chip Qualcomm. Questo chip è presente solitamente in auricolari con un prezzo superiore ai 50 euro. Hanno un range di utilizzo di 10 metri ed una durata di circa 8 ore. Hanno la modalità di connessione One Step, quindi basterà prenderli in mano per collegarsi immediatamente al vostro smartphone. Sono fornite con tre gommini di differenti misure ed hanno una qualità di riproduzione audio davvero buona, soprattutto grazie al driver delle cuffie da 8 mm, quindi un po' più grande del normale. I suoni bassi sono profondi ed i medi ben definiti. Se vi piace ascoltare la musica ad alto volume, a rischio di rimanere sordi, ragazzi, queste cuffie hanno un volume poderoso. Anche quando si imposta il volume al massimo, le distorsioni sono quasi impercettibili. L'isolamento dei rumori ambientali è davvero eccezionale. Altra caratteristica particolare, la scatola di ricarica è tonda e si può chiudere, quindi potrete anche metterla nella tasca dei jeans senza preoccuparvi di rovinare le cuffie. Unica cosa che un po' non mi piace di questi auricolari è la durezza dei gommini. La gomma di quest'ultimi è meno morbida rispetto agli altri auricolari di cui vi ho parlato, ma non per questo risultano essere meno comodi. Ragazzi, per oggi è tutto. Fatemi sapere nei commenti qual è il modello che vi piace di più. Se questo video vi è stato utile, spolliciate e non vi scordate di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Ci vediamo il prossimo martedì.